Ciao pescatori appassionati di mare, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi parlo di un mulinello che mi ha accompagnato moltissimo nello short jigging e nello spinning dal 2014 a oggi. Intro! Il mulinello in questione è il Daiwa Seagate 3005QD. Un mulinello che inizialmente ho odiato con tutto me stesso, non mi ci trovavo bene e non mi piaceva, però sono bastate poche settimane di utilizzo e me ne sono innamorato. La prima impressione non è stata buona, perché provandolo in pesca mi dava una sensazione di vuoto, non ero abituato a tutt'altra tipologia e concezione di mulinelli e mi sembrava che avesse troppo gioco degli ingranaggi. Quando lo giravo mi sembrava vuoto, non mi dava feeling e quella sensazione di solidità e robustezza, cosa che poi ha confermato nel corso degli anni e già qualche settimana dopo. Infatti si è dimostrato un fido compagno per tecniche gravose e non. Infatti l'ho utilizzato per lo spinning, per lo short jigging e per un breve periodo anche per lo spinning offshore e light vertical jigging. Ho fatto un po' di tutto nel corso degli anni questo mulinello. Per cui era soltanto una sensazione errata quella di sentirlo vuoto, di non sentirlo robusto e resistente, perché poi si è confermato essere proprio robusto e resistente e ha avuto una resa e una resistenza nettamente superiore a mulinelli di fascia superiore che ho posseduto. Infatti tanti altri sono finiti nel dimenticatoio, in qualche cassetto, sono stati rivenduti perché non mi convincevano, e questo è ancora qua e me lo porto a pesca tutt'oggi. In 6 anni di attività e di pesche gravose ne ha fatte veramente tante, ho dovuto cambiare una sola volta il cuscinetto guidafilo e comprai tutto il kit con vite nuova, gli spessori, il rullino guidafilo e il cuscinetto, e non mi ha mai dato più problemi. L'unico problema è stato soltanto quello lì. La sigla QD sta per quick drag, infatti la frizione ha una corsa molto molto breve, il che può essere un pro ma anche un contro. Può essere un contro perché si potrebbe avere difficoltà a settare la frizione rispetto ad altri mulinelli, però è tutta una questione di abitudine, ed è stato un pro per una tipologia di pesca, di approccio, di cui vi parlerò durante i prossimi video. Ancora non vi anticipo nulla. La bobina ha una buona capienza, ci stanno 300 metri di YGK Jigman X4 dello 0,20. Di questo trecciato ve ne parlerò poi nel prossimo video. È equipaggiato con 7 cuscinetti, di cui 2 CRRB. Nonostante abbia un buon numero di cuscinetti, inizialmente la fluidità nel complesso non mi garbava, ma poi ho capito che la fluidità come girava era una cosa in secondo piano, e valutando effettivamente come si è comportato in pesca durante i combattimenti con i pesci, durante le pesche un pochino più gravose, si è sempre dimostrato resistente dove altri mulinelli poi nel corso del tempo hanno ceduto. All'Infinity anti reverse, perché è possibile togliere tramite la levetta dietro, che su un mulinello di questa tipologia, che la Daiwa dichiara essere per il vertical jigging o per la pesca al siluro, e lo reputo un attimino inutile, se ne poteva fondamentalmente fare a meno. Il corpo del mulinello, che è strutturato in duro alluminium, e il vano della frizione hanno le guarnizioni per non far penetrare l'acqua o il salmastro, comunque sia per ridurre al minimo la penetrazione da parte dell'acqua durante l'azione di pesca. La manovella è tutto un blocco e non si avvita direttamente sul corpo, ma praticamente c'ha il pernettino nella parte destra, si sfila la manovella, è tutto un blocco. Però ecco, questa inizialmente erano delle cose che non mi aveva garbato, valutandolo come punto debole, poi si è, come dicevo prima, si è riconfermato essere un ottimo mulinello. Io una cosa che ho tolto è la chiusura dell'archetto automatica, che inizialmente, cioè, non mi ha mai dato problemi, però ho preferito toglierla ugualmente. Alcune volte nel lancio di alcuni metal jig mi è capitato che si chiudesse l'archetto e quindi ho preferito rimuoverla direttamente. La frizione non so se sia in carbon texi, che materiale sia, però ha retto bene e regge tuttora bene. Inizialmente volevo sostituirla, però poi è andata alla grande durante le battute di pesca, per cui non ce n'è stata la necessità e è rimasta quella di serie. Il mulinello senza treccia pesa 395 grammi e il suo rapporto di recupero è di 5:3:1, ovvero che il rotore farà 5,3 giri per ogni giro di manovella. Non è un rapporto eccessivamente alto, non è un rapporto eccessivamente basso,
e per le pesche come lo shore jigging l'ho trovato più che ottimo. Non so se si trovi ancora come rimanenza di negozio o magari è più facile trovarlo usato a dei prezzi irrisori, però ecco, dopo 6 anni di utilizzo a oggi, dal 2014 al 2020, se dovessi decidere di riacquistarlo, lo riacquisterei senza pensarci due volte. Ha avuto un rapporto qualità-prezzo molto alto, è durato parecchio, non ha mai avuto problemi, l'ho smontato una o due volte per ripulirlo e reingrassarlo, e non c'era salmastro, non aveva infiltrazione, non ha avuto problemi fondamentalmente, è stato forse uno dei mulinelli che mi ha dato meno rogne in assoluto. Per cui se vi serve un mulinello per fare delle pesche un pochino gravose e non volete spendere eccessivamente, magari lo trovate come usato a 4 spicci, e usato potrà valere, non lo so, 80-90 euro e vale tutti i soldi che costa. Per cui, nonostante le impressioni sbagliate iniziali nell'utilizzarlo in pesca e con il feeling che mi dava e vedendo delle tolleranze magari un po' strane e dei giochi un pochino, ma non particolari, poi ho scoperto essere normali per questo mulinello dell'alberino, e ve lo consiglio, ve lo straconsiglio e sarà un ottimo compagno in pesca. Bene, pescatori appassionati di mare, il video finisce qui. Se conoscevate già questo mulinello, fatemi sapere le vostre esperienze, come vi ci siete trovati e quali sono state le vostre impressioni, e se vi trovate d'accordo con quanto ho detto, avete avuto delle impressioni e delle esperienze differenti dalle mie. Se il video vi è garbato, lasciate un like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, dove parleremo appunto del trecciato che ho imbobinato qua dentro. Ciao!